In uno stagno vivevano Papà Ranocchio, Mamma Ranocchia, Fratellone Ranocchio e la piccola Ranocchia. Una mattina, piccola Ranocchia si svegliò e decise di esplorare il territorio intorno al suo stagno. Così si guardò intorno e decise di attraversarlo. Per attraversarlo doveva saltare su 3 grossi sassi e si preparò. E via col primo salto, e il secondo, e... Ma ecco uscire dall'acqua un pesce alquanto strano con dei lunghi baffi. Era un pesce gatto. Il pesce gatto era un po' dispettoso, sì. E allora disse a piccola Ranocchia che se voleva passare avrebbe dovuto superare una prova. Allora piccola Ranocchia accettò. E piccola Ranocchia ripeté: brava! E piccola Ranocchia ripeté: bravissima! Ora l'ultimo. E per l'ultima volta piccola Ranocchia ripeté: bravissima, ce l'aveva fatta! Ciao, ciao, pesce gatto! E così balzò sull'ultimo sasso fino ad arrivare sulla sponda dello stagno. Che fatica! Ma ecco che piccola Ranocchia vide un piccolissimo insetto, un moscerino, che la guardava sospettoso e le disse: se tu vuoi passare, allora ti sottoporrò a una mia prova. Mi piacerebbe vederti piccola piccola come sono io. Allora piccola Ranocchia si concentrò e si fece piccola, sempre più piccola, sempre più piccola. E così superò la prova. E il moscerino la fece passare. Che bello, che bello! Piccola Ranocchia per la felicità iniziò a saltare. E saltò in alto e sempre più in alto, talmente in alto che... puff! Atterrò sulla barca di un pescatore. Il pescatore remava e remava avanti e indietro. E poi ancora avanti, ma vide piccola Ranocchia spaventata sulla barca e così le disse: ti accompagnerò a casa, ti aiuterò io. Così, dopo poco, la prese dolcemente tra le mani e la appoggiò sulla sponda dello stagno. Mamma Ranocchia e papà Ranocchio erano stati tanto preoccupati perché avevano perso la loro bambina. Allora, appena la videro, la abbracciarono fortissimo, mentre il fratello Ranocchio, beh, lui fece marameo. Ah, che giornata! Pensò piccola Ranocchia mentre stava per addormentarsi. Certo, la curiosità è una bella cosa, ma forse piccola Ranocchia avrebbe preferito chiedere a qualcuno di accompagnarla nelle sue prossime avventure.